Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo Grim Fandango e iniziamo il secondo anno della nostra avventura insieme a Manny. Allora, come vedete, Manny è riuscito a trasformare la tavola calda nel Calavera Caffè, un locale in cui vengono fatte anche delle scommesse, una specie di casinò. Controlliamo qui i bollettini di guerra di Salvador. I bollettini di guerra di Salvador. Ha continuato a spedirmi questi messaggi per tutto l'ultimo anno. Agente Calavera, sono stato informato che hai raggiunto Rubacava sano e salvo. Questa è una grande notizia. E il tuo servizio presso l'AAP può proseguire. Sono felice di comunicarti che le uova che hai liberato si sono schiuse. I pulcini, che Eva ha battezzato Manny e Mechi, godono di buona salute e sono ansiosi di servire la nostra causa. Con un po' di fortuna, la mia prossima lettera ti verrà recapitata per via aerea da una di queste giovani ali della libertà. Per la rivoluzione, Salvador Limones. Non l'ho ancora letto, ma forse è più tardi. Controlliamo per diverse volte questi messaggi di Salvador. Calavera, questo è un grande giorno per la rivoluzione. Saluta il giovane Manny. La prima recluta messaggero a servire l'AAP. Offrigli qualche briciola e rimandalo indietro subito, così che sapremo che il nostro primo volo è stato un successo. Manny, mi rattrista sapere che non hai ancora notizie di Mechi. Devi avere pazienza e lasciare aperto il tuo cuore. Ciò che deve accadere, accade. E un giorno sarete di nuovo insieme. Crede che sia ancora innamorato di lei. Manuel, abbiamo trovato la testa del serpente. Grazie all'accesso al computer che ci hai fornito. Abbiamo seguito una pista che ci ha portato all'uomo che ha corrotto il Dipartimento della Morte. Il suo nome è Hector Lehmann. Un tempo era un truffatore da quattro soldi. Poi è diventato sempre più grasso e potente, derubando i nuovi defunti. Ricordati il nome di Hector Lehmann, Manuel, e stai attento. Caro amico, il nostro movimento procede a gonfie vele e le nostre fila si ingrossano sempre più. Il merito va soprattutto ai nostri sistemi di comunicazione e di spionaggio, ed entrambi li dobbiamo a te. In onore ai tuoi meriti, vorrei annunciare ufficialmente la tua promozione ad agente speciale. Io, Salvador Limones, dell'Alleanza delle Anime Perdute, ti saluto. Manuel Calavera, sei un grande alleato della nostra nobile rivoluzione. Grandi notizie! Abbiamo scoperto un nuovo talento nascosto nei nostri piccoli messaggeri. Non sappiamo come facciano, ma questi misteriosi uccelli possono rintracciare il loro obiettivo semplicemente guardando una fotografia del destinatario. Per festeggiare, Eva ed io abbiamo confezionato dei piccoli berretti per tutti loro. Ti manderò delle foto. Controlliamo ancora una volta il messaggio. Manuel, sono preoccupato dalla notizia che hai acquistato il locale e lo hai trasformato in un nightclub. Mi fa piacere che ti sia sistemato laggiù a Rubacava, ma prego che tu non abbia perso di vista gli obiettivi più alti. È nell'altro mondo, non in questo, che ci attende la gloria. Questo l'ho ricevuto oggi. Attento, Manuel, sei in grave pericolo. In qualche modo la notizia della tua presenza a Rubacava ha raggiunto El Midollo. Se Hector Lehmann acquisisce questa informazione, ti farà cercare immediatamente dai suoi uomini. Per il momento devi sospendere la ricerca di Mercedes. E ti prego, lascia Rubacava con la prossima nave. Forse le sue preoccupazioni sono eccessive, ma mettere il mio nome sull'insegna non è stata una grande idea. Effettivamente, è come mettere un cartello con su scritto siamo qui. Bene, dopo aver controllato tutte le notizie, si sbloccherà il trofeo. Adesso scendendo giù, vediamo che lì c'è qualcuno che armeggia nella zona sul retro. Qui sotto c'è Glottis, che non potendo Salve, fare il Manny. Hola. meccanico si è arrangiato come pianista. Controlliamo come sta. Serata tranquilla, Ciccio? Il giorno dei morti non è buono per gli affari, capo. Ma ieri sera. Te la ricordi ieri sera? Va, va, vum. Sai, adesso che ce ne andiamo, questo posto mi mancherà. Manny, perché non possiamo restare? Abbiamo questo club fantastico, non ci manca niente. E Max mi lascia fare un giro nel suo gattodromo col vagone d'ossa una volta alla settimana. E poi siamo bellissimi, vestiti così. Glottis, non posso vivere per sempre in questo mondo. Non è ad esso che appartengo. Devo trovare Mechi e aiutarla. Perché se non fosse per me avrebbe preso quel treno un anno fa. Ok, Manny.
lasciamolo stare per il momento. A più tardi. Chiudo. E le domande che gli abbiamo fatto sbloccheranno un altro trofeo. Andiamo avanti e dobbiamo recuperare qui dalla zona bar questo liquore. Marinho de Oro. Un liquore di classe pieno di foglie d'oro massiccio. Solo il meglio per i miei clienti. I miei clienti ricchi. Esatto, sì, questa è meglio che la tenga io, per sicurezza. È meglio recuperarla, ci servirà più avanti. Adesso continuiamo la nostra esplorazione. Andiamo qui nel retro. Sì, è proprio un nightclub a tutti gli effetti. Parliamo con questo personaggio seduto qui. Ti dispiace se mi siedo, Charlie? Certo che no, Manny. Cioè, il club è tuo, no? Esatto. Esatto. Quindi cosa ci fai tu qui? Non ti avevo detto di non tornare finché non avessi potuto pagare il conto del bar? Oh, no. Mi hanno buttato fuori da quel gattodromo per avere stampato matrici false. Quindi adesso sono costretto a venire qui, ma non sai quanto mi faccia piacere, Manny. È un falsario. Come facevi a stampare matrici false? Con questa. Non è bellissima? L'ultima volta che sono stato in Gattabuia, dividevo la cella con l'uomo più disgustosamente disonesto che abbia mai conosciuto. Ma era un piccoletto e non mi ci è voluto molto per rubargliela. Grazie. Non si sa mai quando queste cose possono venire utili. Ehi, ridammela, Manny! Forse dopo che avrai pagato il conto, Charlie? Oh, Manny. Chiediamogli se ci può procurare qualcosa. Puoi procurarmi qualcosa? Niente, qualsiasi cosa. Li fai i passaporti? Manny, pensi ancora come un vivo. Le anime non hanno bisogno di passaporti. Siamo tutti cittadini della stessa nazione. E il nostro re cavalca un bianco destriero. Quindi niente passaporti? No, quel piccolo ologramma è così difficile, sai. Va bene, lasciamolo un attimo stare. Quando torneremo da lui più avanti. Tornerò. Non solo il pozzo dei desideri, Manny. Bene, adesso ho un club da mandare avanti, quindi... Sì, ti prego, Manny, torna alla tua bella vita. Va bene. Allora, torniamo pure su. E... al piano di sopra c'era la guardarobiera che stava armeggiando lì, quindi controlliamo un po' che cosa sta facendo, facciamole qualche domanda. Sembra che Lupe abbia di nuovo bevuto troppo caffè. Sera, Lupe. Ciao, Manny. Devo assolutamente parlarti del mio nuovo sistema di schedatura dei cappotti. Tutto a posto lì nella terra delle pellicce e delle fodere? Tutto sotto controllo. È bellissimo! Non vedo l'ora che arrivi la gente per provare il mio nuovo sistema. È geniale! Vuoi che te ne parli? Ma... Ok, dammi tutti i dettagli sul tuo nuovo sistema di custodia dei cappotti. Sì! Ok, ho trovato tutte queste schede di plastica sul retro, dai tempi della tavola calda. E indovina un po'? Sono tutte numerate! Quindi ne do una a tutti quelli che lasciano il cappotto e... Manny, non mi stai nemmeno ascoltando! Mi faccio in quattro per organizzare i tuoi cappotti e non te ne importa niente! Lupe... Lascia perdere! Non pretendo che ti interessi! No, voglio davvero saperlo. Bah, lo racconterò a qualcun altro. Qualcuno più interessato. Lasciamola stare per il momento. Ok, torno al lavoro. D'accordo! Ora, facciamoci un giro anche fuori dal locale. Tanto ci ha dato un indizio interessante. Eccolo qua, il Calavera Caffè, con tanto di insegna. Vediamo un po' che succede. Magie. Manny, aiutami. Mi sono perduta per tanto tempo, perché non mi hai cercato? L'ho fatto. Tu sei scappata. Perché? Perché tu hai detto che non ero buona. Sono rimasta sola là fuori per un anno. È tutto per colpa tua! Ah.
Eccola lì. E sembra in compagnia di Domino. Purtroppo se ne stanno già andando. Sulla SS Lambada. Farla diventare una tradizione, Nanny? Ogni giorno dei morti tu ti butti in mare e io ti ripesco? Non sarò in giro per così tanto, Velasco. Appena riesco a capire dove va quel piroscafo, lo seguo. Ah, quella nave va a Puerto Zapato. È dall'altra parte del mondo. Non ci sono altre navi che arrivino fino là. Parte il vecchio Limbo, ma... Niente ma. Se il Limbo è la mia unica speranza, allora sono già a bordo. Bene, buona fortuna, figliolo. È tutto quello che posso dirti. Allora, il capitano ha molte cose da dirci, ma gli parleremo tra poco. Intanto vediamo un po' questa luna forma di teschio. Brillava pallida come un osso mentre la guardavo dal fosso e pensavo a come la luna questa sera brillasse e il mio dolce amore accarezzasse come lo scoglio dove il suo corpo giaceva. Osservare la luna sbloccherà questo trofeo. Adesso possiamo tornare dal capitano, abbiamo diverse cose da chiedergli. Facciamo un po' di domande. Molto bene, sono pronto per partire. Su che? Sul Limbo, amico. Andiamo. Manny. Il Limbo non è una nave passeggeri. È una piccola nave da carico, amico. E a bordo si lavora tutti. Vabbè. Bene, lavorerò. Cosa sai fare? Vendite e gestione ristoranti. Ehi, un posto libero nell'equipaggio c'è. Sì? Sì. In sala motori. E il tuo amico Glottis sarebbe perfetto. Ma dovrebbe portarsi i suoi attrezzi. Ok, se trovo degli attrezzi per Glottis, poi possiamo salpare? Oh, lui sì, certo. Senza offesa, Manny. Ma semplicemente non c'è posto per te sul Limbo. Siamo al completo. In effetti tutta la ciurma è già a bordo. Pronta per salpare all'alba, tranne quel ragazzo. Chi è che non è ancora a bordo? Beh, il marinaio Naranja è un po' in ritardo, ma sarà qui prima della partenza. Che lavoro fa Naranja? Si occupa della cambusa. Ah, gestione ristoranti? Sì, è un po' quello che fai tu. Ma sul Limbo il pesce è più fresco. E se Naranja non si fa vedere, posso sostituirlo io, giusto? Manny, non sei nemmeno iscritto alla Federazione Marinai. Lo so io e lo sai tu, ma noi siamo gente che sa mantenere i segreti, giusto? Glottis è esentato, ma il capitano vorrà vedere la tua tessera. E se non ce l'hai, ti daranno in pasto ai pesci. E peggio ancora, mi beccherò una multa. È una federazione forte e non voglio pestar loro i piedi. Di che tipo di attrezzi ha bisogno, Glottis? Soltanto attrezzature autentiche ape marina. E dove trovo attrezzature autentiche ape marina? Perché non lo chiedi a un'ape marina? Hai paura che ti punga? Allora, vediamo. Se trovo degli attrezzi per Glottis, allora posso trovargli un lavoro sul Limbo. E se il marinaio Naranja non si presenta al lavoro? Ma si presenterà. E mi procuro una tessera della Federazione Marinai? Che non otterrai mai. Allora potrò salpare col Limbo domattina? Suppongo di sì. Dove credi che sia Naranja? Probabilmente a casa a selezionare ricette per il viaggio.
Vabbè. Cosa c'è in quella bottiglia? Un rimorchiatore? Si dà il caso che questa sia una perfetta riproduzione in scala della SS Lombaggine. Ho solo qualche problema a infilare il timone nel collo. Qui. È strano, perché di solito una lombaggine dà più problemi alla schiena che al collo. Vabbè. Niente, è meglio che vada a non ha capito la battuta. Certo, figliolo. Allora, abbiamo ottenuto un sacco di informazioni, quindi per raggiungere, cercare di raggiungere Mechi dovremo fare tutte queste cose qui. Qui abbiamo delle api, facciamo un po' di domande. Queste api non sembrano molto impegnate. Fa freddo, Terry? Fa sempre freddo quando sei disoccupato, Manny. Chiediamogli come mai non sono a lavorare insieme agli altri. Perché non siete a lavorare insieme agli altri? Tu non sai come gira la ruota qui al porto, vero, Manny? Per avere lavoro devi pagare gli extra alla federazione. E sono un sacco di soldi. Noi non paghiamo e loro ci lasciano a spasso. Ovvio. Allora, perché non pagate e basta? Abbiamo il nostro orgoglio, Manny. Siamo insetti con una morale, noi. Per non parlare del fatto che, siccome non lavoriamo, non abbiamo un soldo in tasca. È un problema in cui la soluzione peggiora il problema. Come un comma 22? Giusto. Wow, come vorrei saper parlare come te. Vabbè, per il momento lasciamole stare. Non posso tollerare tutta questa ingiustizia. Me ne vado. Le cose non sono come dovrebbero, Manny. Tipo che noi api operai e facciamo tutto il lavoro, ma non ci danno il tipo che i mezzi di produzione dovrebbero essere controllati da, cioè, dovremmo, lascia perdere. Sono solo una stupida ape affamata e disoccupata. Purtroppo queste api sono rimaste disoccupate. Per il momento non possiamo aiutarle, torneremo da loro più avanti. Controlliamo anche di qua. C'è un locale, una specie di Jets Club. Entriamo. Il Blue Casquet. Un locale molto cool. Controlliamo un po' in giro. Lola, cosa fai qui? Non credo che questa gente sia interessata alle foto souvenir, tranne forse a quelle di Lenin. Shmeni, questo è un appostamento. Proverò una volta per tutte a Maximino che Olivia non è adatta a lui. Ancora a caccia di Max, eh? Ti do un consiglio, Angelo. Dimenticalo. È un truffatore e un poco di buono. Come te? Oh, mi ferisci, baby. Shh, arrivano. Andiamo, zuccherino. Solo un bacio. Oh, fammi il piacere, Nick. Sei un avvocato. Non puoi avere sentimenti. Infatti. Ma riconosco un buon atto impuro quando lo vedo. Ehi, se Maximino la vede, finiamo tutti e due invasi di terracotta gemelli. Non essere stupido. Non mi farebbe mai del male. Lui mi ama. Manny, finalmente soli. Dimmi, come va la borghesia? Bene, e Max? Non cominciare, paparino. Cosa ci fai con un serpente come Nick? Potrei dirtelo, Manny, ma non credo che capiresti. Farsela con l'avvocato del proprio ragazzo è piuttosto pericoloso. Oh, forse mi sbagliavo. L'hai capito? Sono un po' preoccupato per Lola. È il suo destino, Manny. Si è innamorata di Maximino. È un errore che io non ho mai fatto. Credi che Nick possa farle del male? Solo se la trova. E credimi, non è molto bravo a trovare le cose. La serata a microfono aperto è un successo. Ci vuole un po' perché quelle anime timide si sciolgano. Forse potrebbe aiutare se tu salissi sul palco a rompere il ghiaccio. Oh, Manny, leggere poesie nel mio club. Mi sentirei come in un grande tempio consacrato alla mia adorazione. Su, dai. Ok. Vivi, dormivamo. La vita è nient'altro che un battito di ciglia. In un caldo, soffice letto. Sepolti, ci svegliamo. Il sogno della carne è finito, cocco. Ora che siamo morti. Allora, a questo punto dovremmo far recitare a Olivia quattro poesie.
Quindi dovremmo parlarle fin quando non le recita tutte e quattro. Sì, ma era anche l'ultima. Ehi, che ne dici di un'altra poesia? Ok. Ceneri alle ceneri, 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 a me. Alle ceneri, alle ceneri, alle ceneri, alle ceneri. Vabbè. Era bellissima. Sì, ma era anche l'ultima. No, non è. Ehi, non ci che credo. Che dici di un'altra poesia? Ok. Ho chiamato la mia gatta Ossetta. Lei ha detto che non voleva. Ho detto perché? Ha detto sorella, perché è così che io chiamo te. Era bellissima. Sì, ma era anche l'ultima. Ehi, che ne dici di un'altra poesia? Ok. Ok, l'ultima, ragazzi. Con mani ossute stringo il mio amore. Con piedi senza anima attraversiamo la stanza. La musica è ferma. Così è il mio cuore. Un suono sordo. Un passo di danza. La pelle dolce come il mango quando alla fine lo strinsi al seno. Ma or danziamo un triste fandango. 4 anni ancora e riposeremo. Ora che le ha recitate tutte e quattro, dovremo improvvisarci poeti, noi stessi, e provare a recitarne una al microfono. Davvero, questa volta le ho finite. E poi tornare da lei. Ehi, ci incolliamo, cucciola. Continua a far pratica con quello slang bello, ce la puoi fare. Sembra una serata a microfono aperto. Forza. Prova, prova. Proviamone una qualsiasi. Buonasera, vorrei leggervi una poesia. Non lo sopporto. Fine. Gracias, muchísimas gracias. Ora possiamo tornare da Olivia e chiederle di recitare un'altra poesia. Posso entrare? È meglio, non ho ancora pulito. Ehi, che ne dici di un'altra poesia? Ho finito le poesie. Allora ricomincia da capo. Ogni volta viene sempre meglio. Davvero? Ok. Non lo sopporto. Ehi, mi hai rubato la poesia. Consideralo un omaggio. Ehi, ci incolliamo, cucciola. Continua a far pratica con quello slang bello. Ce la puoi fare. Va bene, allora qui per il momento abbiamo finito. Possiamo pure tornare al casinò perché abbiamo altre cose da chiedere a Charlie, quel falsario che era nel nostro locale. Perché siccome ci serve una tessera della federazione, magari lui ci può dare una mano, essendo un falsario professionista. Stile che ha Manny, però. Eccoci qua. Manny. Puoi fare tessere della federazione? Manny, hai intenzione di buttarti in politica oppure vuoi solo far colpo sui marinai? Puoi farle o no? Facciamo un patto. Se tu riesci a far sganciare a Maximino i miei soldi, io ti faccio presidente di quella maledetta federazione. Non voglio fare il presidente. E perché Max ha i tuoi soldi? Gliene ho data una valigetta piena, come bustarella su una grossa scommessa, il mese scorso. La corsa era truccata, Manny. Mi hanno derubato, come volgari borseggiatori. Ecco, prendi questo ingresso VIP e usalo per entrare al ritrovo del circolo del cilindro. Io non ci posso più mettere piede. Dovrebbe esserci una cassaforte da qualche parte nello scantinato con dentro la mia valigetta. E tu puoi farmi avere una tessera per stanotte? Se me la riporti, Manny,
La tessera sarà sul tuo tavolo. Va bene, ora che abbiamo questo pass, possiamo accedere ad una nuova zona qui in qui a Rubacava. Quindi usciamo pure dal nostro locale e torniamo sotto, dobbiamo prendere di nuovo l'ascensore. Lenny! Cosa c'è? Ho un messaggio per te da parte di Lola. Lola? Sì, dunque, dove l'ho messo? Dove? Oh, qui! No, aspetta! Cribbio, ho un nuovo sistema per i messaggi. Aspetta solo, qui! No, aspetta! Ah, zitto! Eccolo! Un momento! È vuoto! C'era qualcosa dentro, sembrava una chiave. Una chiave? Sì, ma qualcuno deve essere entrato a rubare la chiave mentre riordinavo i cappotti. Chi può essere stato? Mi hanno mandato all'aria tutto il sistema. Quanto pare la nostra amica fotografa Lola ci aveva lasciato un messaggio, ma sembra che qualcun altro abbia mischiato le carte per non farci capire bene che cosa le è successo. Comunque lo scopriremo più avanti. Torniamo pure sotto con questo super ascensore. Proseguiamo ancora qui in basso. Dovremmo azionare questa leva per far aprire il ponte e accedere a una sorta di gattodromo dove si fanno delle scommesse sui gatti che corrono. Gattina diagonale, in testa. In seconda posizione, fumo di Londra. Controlliamo un po' qui che cosa c'è. Caramba, che puzza. Es peor que la muerte. Dice, questo design rivoluzionario lascia i bordi del barattolo lisci e sicuri per il gattino. Recuperiamo questo apriscatole che ci servirà più avanti. Gattina diagonale, sta rientrando alla grande. Ehi! Gattina diagonale e poi fumo di Londra. Mi sembra un'ottima serata per la corsa di gatti. Allora passiamo oltre e andiamo a fare la conoscenza di questa ragazza che si occupa della sicurezza qui del locale. Beh, pensavo che avrei potuto utilizzare la compagnia oggi che tutti sono fuori per il giorno dei morti. In questo caso, allora ci servirà il suo metal detector. Per ottenerlo però dovremo comunque fare alcune cose. Per cominciare beviamoci un po' di Mariglio d'oro, un liquore di classe pieno di foglie d'oro massiccio. Perché l'oro che berremo magari un goccetto ci soltanto servirà per far scattare l'allarme qui del metal detector. Oh, adoro questa parte. Vabbè. Per cortesia, signore, vogliate posare tutti i vostri effetti personali sulla scrivania. Sicuro di non avere nient'altro? Niente che possa spegnere quella cosa. Allora, signore, temo che dobbiate seguirmi nel retro. Le regole sono regole. Vabbè. E naturalmente con mio padre nell'esercito. Ora dovremmo trovare il modo per farle lasciare il metal detector di sua volontà. Davvero? Sì, l'unica industria della zona erano i fichi. Ettari ed ettari. Dovremmo continuare a farle delle domande generiche, comunque fingere di interessarci a quello che lei ci sta dicendo. E parlare del metal detector, quindi la terza risposta che abbiamo lì tra le selezioni, solo alla fine, quando lei comincerà a piangere, quando comparirà a schermo il messaggio ti reggo questo metal detector. Nel frattempo comunque
Mi ricordo, continuiamo a indugiare, diciamo. È un nome interessante. Oh, forse ne avevo 7. No, mi sa che ne avevo 6, perché Mr. Rufus era ancora vivo. Che buon cane Mr. Rufus. Era un cucciolo così dolce. Ci scommetti. A noi non importava che fosse sordo. Era sordo come una campana, ma cercava di abbaiare lo stesso. E sembrava un gatto che cercasse di vomitare. Avete mai provato a parlare ad una campana? È sorda sul serio. Cosa che il nostro gatto faceva spesso. Avete mai provato a parlare ad una campana? È sorda sul serio. Non mi sono mai piaciuti i gatti a pelo lungo. E a voi, Manny? Sono così... A me piacciono i gatti a pelo corto. No, perché il veterinario ti fa pagare di più. Sembrano meno snob. La gente pensa che a volte io sia altezzosa. Sì, non ci avevo mai pensato. No, sul serio, non so perché. Forse perché sono così timida. No, non posso crederci. Sono sempre stata timida durante il liceo. Non sono mai stata ad un ballo, ci credereste? Sì, sembrate molto timida. Oh, i ragazzi me lo chiedevano, ma io scappavo via. Non mi fraintendete. Mia madre diceva che sarei potuta scappare diventare la reginetta della scuola. In questo momento se solo avessi sorriso un po' di più. Mi diceva sempre: un sorriso è sempre la parte sempre più importante di un vestito. Beh, forse avrei sorriso di più, mamma, se tu non avessi bevuto tanto. Avrei dovuto sorridere quando la polizia ci chiamava in piena notte per dirci di venirti a prendere in cella, ubriaca fradicia. Sta per cedere. Forse, se avessi sorriso di più, papà non ci avrebbe lasciato. Saremo ancora insieme, oh, mamma mia. Tu, io, papà e nonna Edwin e Mr. Rufus. E io indosserei la mia corona questo di reginetta. Questo mi ricorda che devo chiamare il mio libratore. E mangeremo fichi e io? Oh, mamma! Ecco, ci siamo. Tra poco. Mi dispiace tanto. Oh, Cribbio. Eccolo lì, selezioniamo l'ultima risposta. Metal detector mentre piangi. Sei tornato solo per chiedermi in prestito il metal detector? Sì. Sì. Cosa c'è tra te e questo oggetto? Ne ho abbastanza, Manny. Se questo è tutto ciò che vuoi, allora vai al diavolo. Perché tutti gli uomini hanno in mente la stessa cosa tranne te? L'unica donna di cui ti importa è quella gallina della Colomar. E lei ti ha lasciato. Non so cosa abbia fatto per stregarti, ma ne ho abbastanza di provare a immaginarmelo. Carla. Allora, lasciamola stare pure, probabilmente sarà un po' arrabbiata. Arrivederci, Carla. Crepa! Ecco, infatti. Andiamo a fare la conoscenza del boss di questo locale. Dovrebbe essere qui dietro. Abbiamo il nostro pass, quindi è riusciremo la tessera a... VIP per il ritrovo del circolo del cilindro che mi ha dato Ciocilla Charlie. Questo è meglio non farlo vedere a Glottis. Riusciremo ad entrare tranquillamente qui nel locale. Spiacente, monsieur, ma... Ecco il mio pass, Jean-Claude. Adesso chiudi quelle porte e sali. Oui, monsieur. Però mi chiamo Raoul. Ovviamente senza pass non saremmo riusciti ad accedere a questo club. Salve, Maximino. Che mi prenda un colpo se non è Manny Calavera. Sei venuto a vedere come giocano i grandi, Manny? Ma no, che vabbè. Vedo, giocano con i gattini. Gatti, lasciamo roulette. Stare. Che differenza c'è? Entrambi girano in tondo tutto il giorno e sono più redditizi quando sono truccati. Non ti sembra? Beh, continua pure a guardare dalla tua finestra. Non mi stanco mai dei miei gatti. Lui è il fidanzato ufficiale, diciamo, di Olivia, la proprietaria del Blue Casquet. Allora, adesso andiamo a controllare la cantina dei vini. Qui dovremmo fare una serie di cose. Intanto ecco che c'è il magazziniere che si occupa di spostare dei barili di alcolici, credo, di vino. Ora proviamo a raggiungerlo, ma non credo sarà possibile perché l'ascensore è ancora in movimento. Allora abbiamo bisogno di chiedergli una cosa, quindi diamogli il tempo di tornare su. Usciamo e rientriamo qui in questa zona. Sveglia! Ehi, sto cercando di dormire qui. Scendi? Può darsi, più tardi.
Potresti mandarmi giù ora? Oh, certo. Potrei mandarvi a terra. Ma non posso più picchiare i clienti. Vabbè. Ok, notte. Ora recuperiamo questa siringa per tacchini. Sembra una siringa da tacchino. Ok, ci servirà più avanti. Per il momento qui non possiamo fare altro, quindi andiamocene pure via. Facciamo un altro giro qui per Rubacava, facciamo un giro esplorativo. Andiamo a fare la conoscenza di Membrillo. Membrillo è il becchino, diciamo, di Rubacava. Sarà importante per andare avanti con la storia. Si fa tardi questa sera all'obitorio, Membrillo? Non posso andare a dormire con tutti questi ignoti sui tavoli, Manny. Se non identifico queste aiuole fiorite stanotte, non sarò pronto per i due che arriveranno domani. E prima che me ne renda conto, mi troverò nelle azalee fino al collo. Vabbè, facciamo intanto qualche domanda. Scavare tra i fiori è il lavoro di Membrillo, non mio. Che storia triste. Questi due sono stati germogliati e nessuno è venuto a reclamarli. Come vanno gli affari? Molto bene. Purtroppo, il crimine è in aumento. Le germogliazioni come queste, anche. Sta succedendo qualcosa di grosso a El Midollo. E l'ombra lunga del male sta raggiungendo anche Rubacava. Perché rimani in questa città, Membrillo? Perché non parti per il nono mondo? Puoi continuare a cercare qualcosa per tanti anni, Manny, ma prima o poi smetti di crederci del tutto. Tu non credi nel nono mondo? Perché credi che siamo tutti qui a Rubacava? Perché state aspettando il vostro turno? Oppure non avete soldi per il passaggio? Manny, ci abbiamo rinunciato. Tutti noi. Anche tu lo farai, dopo che sarai rimasto qui abbastanza. Bene, scusa per il disturbo. È sempre un piacere ricevere visite. Bene, questi dialoghi sbloccheranno un altro trofeo. Per il momento non possiamo fare niente qui da Membrillo, quindi torniamo pure al locale, al casinò. E andiamo a parlare con l'avvocato, che a quanto pare ha una storia con Olivia, la ragazza del boss. Ci serviranno i suoi servigi da avvocato e dovremo cercare di convincerlo a lavorare per noi, che comunque... non di qua. Potrebbe sempre tornare utile. Torniamo al gattodromo. Lui dovrebbe essere qui nel salone principale a bersi qualcosa. Eccolo lì. Nick è un vero viscido. Esatto. Nick Virago, come mai lavori qui al circolo? Credevo che l'avvocato personale di Maximino avesse un ufficio privato. Ce l'ho, ma lì non servono da bere. Sei sporco di rossetto, Pomicioni. Ahia. Me ne sono già sbarazzato. E posso fare lo stesso con te, Calavera. Ah, una chiave. Quindi, se fossi in te, chiuderei il becco. Vabbè, lasciamo stare un attimo la chiave e facciamo io qualche domanda. Nick, mi serve un avvocato. Ti sei messo nei guai, Calavera. Qualcuno dice che le mie roulette sono truccate. Ma le tue roulette sono truccate. Esatto. Ecco perché mi serve un avvocato. Dunque, ti serve un avvocato qualsiasi o... Qui purtroppo dobbiamo lusingarlo un po'. Un
Un ottimo avvocato. Un qualsiasi ottimo avvocato o il miglior ottimo avvocato? Dai, il migliore va bene. Il migliore in assoluto mi va bene. E chi sarebbe, secondo te, Calavera? Chi è il miglior avvocato sulla piazza in tutta la terra dei morti? Vabbè, ma allora... Sei tu, Nick. Esatto. Ed ecco perché Maximino mi vuole in esclusiva. Quindi spiacente, ma non faccio secondi lavori. Allora, questo sbloccherà un altro trofeo. Dobbiamo comunque continuare a chiedergli... Come butta, Nick? Di lavorare per noi. Virago, mi serve davvero un avvocato. Beh, il mio carnet di ballo è completo. Perché dobbiamo farlo allontanare qui dal tavolino e cercare di recuperare quella chiave. Potrei dire a Max di te, Olivia. Questo genere di notizie manda in bestia quelli come Maximino, specialmente se chi le rivela non ha prove. Max e io siamo amici. Mi crederà. La gente crede quello a cui vuol credere, Calavera. E io voglio credere che tu sia un tipo sveglio, che non va in giro a fare pettegolezzi pericolosi. Devo parlare un momento con Max. Quando torno spero di non trovarti, perché la tua faccia mi ha annoiato. Molto bene, allora con questo pretesto siamo riusciti a farlo allontanare. E il portasigarette di Virago? Portasigarette... Mi sto mettendo nei guai. Contiene quella chiave che però per c'è il momento... C'è qualcosa dentro che fa rumore. Deve non possiamo recuperare. Deve essere segreto all'interno. Ma non vedo nessuna apertura. Allora, non possiamo aprirlo, questo portasigarette, da soli, quindi dobbiamo farci aiutare. Dobbiamo tornare dalla ragazza della sicurezza da cui abbiamo preso il metal detector. Facciamole vedere intanto questo portasigarette. E il portasigarette. Dovremmo usare comunque un po' d'astuzia per farlo aprire da lei. Cos'è? Facciamola preoccupare. Non saprei, l'ho trovato sotto la vostra scrivania. Incustodito? No, l'ha messa lì un tizio dall'aria sospetta e con gli occhi da pazzo. Santo cielo, datemelo! È una bomba! Ecco. Un altro insensato atto di terrorismo smascherato dall'agente di sicurezza Carla. Wow, è stata distrutta completamente dai nostri stessi detonatori. Quindi non potrei dire con sicurezza che tipo di bomba fosse. Ma ecco qualcosa. Ed ecco la chiave. È meglio che la porti al capo Bogen. Sì, potete analizzarla col vostro metal detector. Andiamocene. Non la porteremo al capo Bogen, ma la utilizzeremo direttamente per aprire una porta. La porta che apre questa chiave si trova da questo lato, oltre le api operaie. Dovremmo andare verso quel faro sul fondo. Proviamo ad aprire la porta. Chiuso. E infatti qui ci sarà utilissima la chiave che abbiamo appena trovato. Cosa ci faceva Nick con questa chiave? Andiamo, scopriamolo. Lola. Attento, Manny, non sono un bello spettacolo. Lola. È stato Nick a farti questo? Sì, voleva assolutamente quella foto, ma non la troverà mai, bastardo! Lo prenderò, Lola. Mostrerò la foto a Max e Nick sarà sistemato. Dove l'hai nascosta? Oh, Manny, è tutta colpa mia. Mi innamoro sempre dei tipi sbagliati. Sai, una volta mi piacevi anche tu, ma eri così perso dietro quella Mechi che ho pensato di non avere nessuna speranza. Oh. Lola, dov'è la foto? Avrei avuto una possibilità. Lascia perdere. Ma avverti Olivia per me. Dile di trovarsi uomini migliori o farà la mia stessa fine prima o poi. Dile di trovarsi un bravo ragazzo, Manny. Uno come te.
Lola! No, povera Lola! Lola. Allora, recuperiamo l'oggetto che ha lasciato cadere. C'è il disegno di una lingua sopra e dice numero 22, lingua. Controlliamolo meglio. C'è il disegno di una lingua sopra e dice numero 22, lingua. Questa sembra una delle carte che utilizza la nostra guardarobiera, quindi proviamo a farle delle domande e chiedere... Ehi, entra dentro. Allora, recuperiamo la carta, facciamogliela vedere. Ehi, questa è una contromarca del mio nuovo sistema di schedatura cappotti. Ti interessa davvero? Posso avere il mio cappotto? Puoi scommetterci, è così eccitante. Ok. Aspetta... 22, lingua. Eccolo! Oh, maledizione! Che succede? Picchiami! Lupe, cosa c'è? Questo non può essere tuo! Certo che sì, grazie. Che ci fai con una giacca da donna? Non c'era una macchina fotografica là dietro, vero? No. Deve averla nascosta da qualche altra parte. Te lo dirò domani. Allora, controlliamo meglio questo cappotto. È la giacca di Lola, povera Lola. Se solo avessi la sua macchina fotografica o quel negativo, potrei davvero incastrare Nick. Allora, intanto controlliamo se c'è qualcosa nelle tasche. C'è un foglietto in una delle tasche. Vediamo un po'. Tutto ciò che dice è numero 36, l'ancora arrugginita. Cosa dovrebbe significare? Tutto ciò che dice è numero 36, l'ancora arrugginita. Cosa dovrebbe significare? Ora per andare avanti avremo bisogno dell'aiuto di Glottis. Dovremo cominciare a fargli vedere intanto questo fogliettino numero 36 e chiedergli se sa qualcosa di questa ancora arrugginita. Eccolo qua. Oh, una richiesta. Ancora arrugginita? Ancora arrugginita? Sì, credo di conoscerla. Se ricordo bene, fa più o meno così. La mia ancora sulla barca, vecchia come il mio gilet. Se la getto in ogni porto, lei ritorna sempre a me. Oh, ancora stanca, che vai giù, giù, giù. Oh, ancora stanca, non ti lascerò mai più. Amo la mia ancora stanca, ma lei non ama me. Stamane mi son svegliato alla deriva del grande mar. Ogni volta io le chiedo di non tradirmi mai. Le mie vecchie ossa sanno, senza lei io non vivrei.
ancora amica. E vai giù, 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 arrugginita. Non ti rivedrò mai più. Ah, che bravo, Glottis. Questa magnifica interpretazione ci frutterà un nuovo trofeo. Credevo che tu fossi stato creato per guidare. Beh, con gli anni anche un demone deve ammazzare un po' il tempo. Va bene. Ora, per proseguire comunque abbiamo bisogno di Glottis. Abbiamo bisogno che Glottis vada al la tessera VIP gattodromo. Per il ritrovo del circolo del cilindro che mi ha dato Ciocilla Charlie. Questo è meglio non farlo vedere a Glottis. Guarda questo snobbissimo pass per il ritrovo del circolo del cilindro. Riesci ad immaginarti quanto possono essere snob questi qui? Quel posto non può certo essere più elegante del nostro, non credi? Non so, io cerco di stare alla larga da quel posto. Davvero? Perché? A causa del mio problema. Glottis, compadre. Ecco, è sparito veloce come il vento. A quanto pare sembra che Glottis abbia un problema con il gioco. Allora, qui non abbiamo più niente da fare per il momento, quindi torniamo al gattodromo anche noi e andiamo un po' in cerca di Glottis. Vediamo che fine ha fatto. Allora, prendiamo il super ascensore. Oh. Eccolo là. Dai, che c'è. Postazione VIP. Ora dovremo controllare un po' meglio qui la cantina. Sembra una specie di carne in scatola. Spero proprio che non sia il posto dove finiscono i vecchi gatti da corsa. Allora dovremo cercare di attirare il cameriere e poi fargli uno scherzetto. Ho il sospetto che il vino esca da lì. Diciamo farlo uscire di scena, perché abbiamo bisogno che non ci stia tra i piedi, diciamo così. Cosa state facendo? Volevo un po' di vino. Oh, guardate cosa avete fatto! Fuori di qui! Ehi, e il mio vino? Non è un self-service. Dovete attendere finché non vengo io. Ci sei quasi! Va bene, allora torniamo subito dentro mentre non guarda. Ora dovremmo aspettare che il cameriere torni qui e vado a verificare come mai quell'armadietto lì è rimasto aperto. Facciamo un po' i vaghi finché non arriva. Allora, ho preparato la falce perché dovremmo chiuderlo il più in fretta possibile all'interno di questa stiva. Quel mostro di sopra mi sta facendo impazzire. Oh, monsieur, je suis très désolé. Non sono messi ospiti nelle cucine. Devo chiedervi di andarvene. Tra un attimo, Leroy. Raoul. Piace, ma... Allo? Allo, là fuori? Qualcuno può aprire la porta? Io... Sembra che mi sia chiuso in questa piccola stanza. Siccome sono molto claustrofobico, qualcuno potrebbe... S'il vous plaît? S'il vous plaît? Fatemi uscire immediatamente! Oh merda! Ecco qua. Quel topo! Ehi, ho sete! Dov'è quel cameriere? Ecco qui.
Fruttoso ma voluminoso. Ammazza, si è scolato tutto un barile di vino. Ora che ha svuotato il barile, potremo, diciamo, infiltrarci qui nella... Il coperchio è sigillato. Nella zona dei magazzini. Dovremmo utilizzare l'apriscatole su questo barile gigante. Dice, questo design rivoluzionario lascia i bordi del barattolo lisci e sicuri per il gattino. Ammazza il gattino, vabbè. Utilizziamolo pure qui sul barile. E non ci rimarrà altro da fare che chiuderci all'interno del barile per nasconderci. Bene, bene, qualcuno sta dormendo sul lavoro. Ah, è vuoto. Ah. Ruben, dove sei? Povero Manny. Oh, mon Dieu. Schiacciamo le pisole. Bene, le boccale vuoto. Vogliamo darci una mossa? Sì, monsieur, merci, come volete. Ragazzo, ancora vino. Lo licenzierò per aver ignorato i miei richiami. Dopodiché credo che mi dimetterò. Non voglio più vedere quella cambusa finché campo. Nessuno dovrebbe essere mai rinchiuso in un posto così. Con questo stratagemma siamo riusciti a raggiungere questa zona che altrimenti non avremmo potuto raggiungere. Dobbiamo recuperare questo muletto. Portarlo verso il montacarichi. Allora, intanto facciamolo girare, ci servirà tra pochissimo. Intanto possiamo fermarci qui e far partire l'ascensore. Allora, adesso dovremo fare una cosa un po' fuori di testa. Dovremo spostarci con il muletto verso questa griglia e bloccare letteralmente l'ascensore tra un piano e l'altro. Ora dovremo azionare il muletto per far alzare questo cancelletto. Ci ha permesso di raggiungere una zona segreta. Madre de Dios, è pieno di biglietti doppia N. Con questi si potrebbero portare centinaia di anime sul numero 9. Qui c'è sotto qualcosa. Ho la sensazione che questa valigetta appartenga a qualcuno più importante di Joe-Chilla Charlie. Sì, questa è la valigetta che cercava il falsario. Bene, Manny. Dammi la valigetta. Charles, pensavo che avessimo un accordo. Certo, ma ho pensato che un po' di aiuto mi sarebbe potuto servire. Qual è il problema, Chuck? Non ti puoi permettere un gorilla per questi lavoretti? Come gorilla basto io. Adesso dammela. L'hai detto tu, amico. Hai la mia tessera? Eccola. Benvenuto nella federazione. Riunioni ogni primo martedì del mese. Paga la tassa. Vabbè, diciamo che sempre i miei comunque siamo riusciti a ottenere la tessera della federazione che ci serviva. Controlliamola. Sono un confederato adesso. Allora, non abbiamo ancora finito con i nostri
obiettivi principali. Abbiamo bisogno di prendere il posto del marinaio Naranka e poi trovare gli attrezzi per Glottis. Allora, per cominciare torniamo al Blu Casquet. Dovremmo andare nella zona sul retro dove c'è la cucina. Uno schizzo ti stende. Ehi, amico, tu non mi hai visto mettere l'ingrediente segreto in questi spaccabudella, vero? Rilassati. Olivia l'ha rubata a me, la ricetta. Lei ruba ai ricchi e dà a noi poveracci. Il lavandino è pieno di acqua di narghile. Allora, dobbiamo recuperare questo fantastico prodotto con la nostra siringa da tacchino. Sembra una siringa da tacchino. Che abbiamo recuperato prima. Perfetto. Ci servirà più avanti. Torniamo qui nella sala principale. Vediamo un po' gli effetti di questa bontà. Allora, qui non abbiamo ancora finito perché dobbiamo parlare con questo gruppo di persone qui sul lato. Organizzazioni sindacali e rivolte per principianti. Hanno un libro. Ehi, mi prestate questo libro? Perché? Serve. Così potrai scoprire i nostri piani di sollevazione popolare e fare la soffiata al tuo amico poliziotto Bogen. Ehi, cercavo solo qualcosa da leggere in bagno, ok? Non se ne parla, buffone. Beh, cosa ne pensate della poesia? Mi è piaciuta. Era triste, delicata, come mia madre. Era orribile, troppo corta e non mi ha insegnato nulla, come mio padre. Non ho un'opinione precisa. Era sinuosa e si arrotolava su se stessa, come il mio gatto, Mr. Trotsky. Allora, per ottenere quel libro del sindacato dovremo cercare di ottenere la loro fiducia. Ma non capite, quando cadrà il governo cesseranno anche i nostri problemi. Sciocchezze. Avremo sempre bisogno di una forza armata per combattere il ritorno del capitalismo. Questo genere di idee fasciste è morto. Come te, compagno. Quando avremo eliminato gli armamenti, il popolo inizierà ad autocontrollarsi e la sola opinione pubblica sarà sufficiente ad evitare i crimini. Hola, figli di papà. Oh, guarda chi si rivede. È Manny Calavera, il ritratto di fronte e di profilo dell'arricchito. Sparisci, camicia stirata. Stiamo discutendo di cose che non potresti capire. Tipo verità e bellezza. Va bene, quindi non si fidano di noi, non ci lasceranno mai quel libro. Facciamogli vedere che apparteniamo noi, anche noi, al gruppo rivoluzionario di Salvador Limones. Agente Calavera, sono stato informato che hai raggiunto Rubacava sano e salvo. Questa è una grande notizia. Il tuo servizio presso l'AAP può proseguire. Sono felice di comunicarti che le uova che hai liberato si sono schiuse. I pulcini, che Eva ha battezzato Manny e Mechi, godono di buona salute e sono ansiosi di servire la nostra causa. Con un po' di fortuna, la mia prossima lettera ti verrà recapitata per via aerea da una di queste giovani ali della libertà. Per la rivoluzione, Salvador Limones. Allora, facciamogli vedere il messaggio, Ehi! Vi ho mai detto che mi ricordate tanto un mio amico, Salvador Limones? Salvador Limones è una favola. Una storia paurosa che il burattinaio racconta alle masse quando le mette a nanna. Idiota, Salvador Limones esiste ed è un grande, grandissimo uomo. Scrive anche delle belle lettere. Cos'è questa? Io, Salvador Limones, ti saluto. Manuel Calavera. Un grande alleato della nostra nobile rivoluzione? Conosci davvero Salvador Limones? E com'è di persona? Perché non ci hai mai detto di essere un combattente della libertà, Manuel? Non posso bruciare la mia copertura. O metterei in pericolo tutta l'organizzazione. Eccitante! Adesso devo scappare, perciò
Viva la rivoluzione. Oh, cribbio. Ok. Ora che abbiamo ottenuto la loro fiducia, non dovrebbe essere difficile ottenere quel libro. Ragazzi, vi dispiace se mi tengo questo libro per un po'? Nessun problema, compagno. Va bene. Questo libro qui che abbiamo ottenuto servirà alle api operaie per trovare, diciamo, le parole giuste per andare in sciopero, diciamo, per organizzarsi. Vediamo di trovarlo. Eccolo qua. Organizzazioni sindacali e rivolte per principianti. Capitolo 1. I lavoratori devono controllare i mezzi di produzione. Questo è meglio non farlo vedere a Glottis. Credo che siano queste le parole che stavi cercando. I lavoratori devono controllare i mezzi di produzione. I lavoratori devono controllare i mezzi di produzione. Sì, ecco, ecco quello che cercavo di dire. Impedirà ai succhiasangue dell'industria di costruire queste navi con il polline della classe operaia sfruttata! Per questo io vi dico, lotteremo! Cos'è questo? Un agitatore di folle? Io dico, gettate i vostri attrezzi, incrociate le braccia e mostrate chi è che fa il miele qui! Zai, ho sempre pensato che le api fossero di due colori, gialle e nere. Ma tu mi sembri completamente rosso, amico mio. Ah! Ehi, cosa stai facendo? Abbiamo il diritto di riunirci pacificamente. Bene, avrai bisogno di riunirti un bel po' quando sarai in galera, compagno. Manny, trovami un avvocato! Trovami un avvocato! Okay. Così peggiorerai le cose, sarà dura mantenere la pace adesso. Per fortuna ho un avvocato che mi deve un favore. Infatti, adesso cercheremo di ottenere i suoi servigi. Allora, per il momento non possiamo fare niente per le nostre amiche api. Quindi dobbiamo andare alla ricerca del marinaio Naranja. La pista da corsa gigante per i gatti di Max. Come può un poveraccio con tre tavoli da roulette competere con quella? Ok, andiamo verso questa nuova zona. È lo studio, diciamo, di un tatuatore. E questo è il marinaio Naranja che si sta facendo un tatuaggio. Dovremmo distrarre il tatuatore e anche il marinaio. Per farlo dovremo aprire questo frigorifero e bloccarlo aprendo anche il cassetto. Mentre il tatuatore si distrae, dovremo utilizzare la pompetta con quel liquore che stende tutti. È una siringa da tacchino piena di acqua di natura. Aggiungerla alla bibita che si sta bevendo il marinaio. Non ho intenzione di farlo. Non ho intenzione di farlo. Chi è là? Ok, adesso mentre sono distratti, via. Che diavolo? Guarda, l'hai rotta. Adesso non si chiude più. Vai, un altro goccetto, così non dovrebbe fare tanto male. Stai fermo! Cosa sei? Morto. Sveglia! Sveglia! Non lavoro con gli ubriachi, idiota! Che razza di marinaio sei? Non regge l'alcol, eh? Se credi di non pagarmi, sei pazzo! Ok. Allora, controlliamo un po'... Velasco? Qui, Toto, ho qui il tuo Naranja.
K.O., eh? Beh, quando smaltisce lo mando sul limbo. Sì, sì, sarà lì domattina, promesso. Allora, controlliamo un po' il marinaio Naranka, perché dovrebbe avere un oggetto utile. La sua targhetta identificativa. Guardia marina di terza classe. Non ha l'aspetto di uno che si presenterà al lavoro domani. Ecco, infatti. Allora, mettiamola via e parliamo ancora un po' con il tatuatore. Quindi chiediamogli informazioni. Ehi, Velasco! Ti dispiace, Manny? C'è un artista al lavoro qui. Ehi, stammi a sentire. Facciamogli vedere il bigliettino dell'ancora arrugginita. Tutto ciò che dice numero 36. L'ancora arrugginita. Cosa dovrebbe significare? Magari ha qualche altra informazione per noi. Aspetta un attimo. Significa qualcosa per te? Vuoi dire a parte la canzone, la poesia, il bar e la statua con lo stesso nome? Certo, è uno dei miei disegni più famosi. Guarda, te lo mostro. Vediamo. Numero 30. Ah, ecco il 36. Ehi, cos'è questo? Lo ha lasciato la mia amica Lola per me. Oh, sì. Lola era qui. Che ragazza dolce. È come una figlia per me. Dille che papà Toto la saluta. Oh, certo. Sì. Allora, qui abbiamo finito. Torniamo pure su. Controlliamo questa foto. Questi gatti sembrano proprio nuca a nuca. Ah, ecco, non volevo rientrare, purtroppo. Purtroppo dopo aver controllato l'oggetto è partita l'animazione automatica, quindi solo un attimo che usciamo di nuovo da qui. Allontaniamoci, va? Allora, stavo controllando la fotografia. Allora, controlliamo la targhetta. Marinaio Anselmo Naranja, Guardia marina di terza classe. Visto che abbiamo messo fuori gioco il marinaio Naranka, dovremo fare in modo che non si presenti al lavoro l'indomani. Allora, adesso dovremo fare in modo che il marinaio Naranka venga creduto morto, diciamo. Dovremo tornare all'obitorio e mettere la targhetta che abbiamo trovato con il nome di Naranka su uno dei due cadaveri che il becchino stava controllando, stava cercando ancora di capire l'identità dei due cadaveri. Non mentre mi guarda. Ecco, mentre è distratto, lanciamo la targhetta su questo cadavere. Sei sicuro di aver guardato bene? Senti, Manuel, questi poveri occhi sono vecchi e stanchi, ma un pensionato che raccoglie conchiglie sulla spiaggia possiede attrezzature più sofisticate delle mie. E infatti gli servirà il metal detector per trovare comunque questa targhetta metallica. Ah, metal detector che però mi sono dimenticato di recuperare. Quindi dobbiamo fare un attimo una deviazione e tornare nella zona del gattodromo di nuovo, perché prima abbiamo fatto gettare dalla finestra il metal detector dalla ragazza della sicurezza, però mi sono dimenticato di andarlo a recuperare, quindi adesso faremo solo questa piccola deviazione. Allora, non di qua. Dobbiamo tornare dove abbiamo recuperato l'apriscatole. Questo è il buco in cui ho visto cadere il metal detector di Carla. Oh no! Allora, per recuperare il metal detector dovremo utilizzare la nostra falce per sentire il rumore del metal detector e cercare di capire dove si trova.
Proviamo in questa zona qui, vicino alla punta. Eccolo qua. Prendiamolo. Puzza un po', ma potrebbe essere peggio. Allora, ora che abbiamo il metal detector, non dovremmo far altro che consegnarlo al becchino per aiutarlo a individuare la targhetta e identificare il cadavere. Questa azione qui ci permetterà di far credere il marinaio Naranja morto e di prendere il suo posto sulla nave che parte l'indomani e completare quindi anche il secondo obiettivo della missione principale. Allora, torniamo qui all'obitorio e diamo il metal detector a Membrillo. La prossima volta che vado sulla spiaggia mi trovo un orologio. Tieni. Credi che un metal detector potrebbe esserti utile? Ehi, è come giù in città. Non sai mai cosa puoi trovare con questo. Un anello con incisione? Una fibbia col nome di qualcuno sopra? Chi mai indosserebbe una fibbia col suo? Forse noi, vabbè, questi sono dettagli. Sì, cosa? Velasco, credo di avere uno dei tuoi ragazzi qui all'obitorio. Un marinaio chiamato Naranja. Cosa? Come? Germogliato? Ma questa città sta marcendo. Un marinaio non può nemmeno prendersi una licenza di 2 giorni senza... Sì, sì, verrò lì domattina. Tutti i giorni, Manny, io manipolo il dolore, trovo le prove, metto insieme le storie, ma nessuna delle mie storie ha il lieto fine. Tutte finiscono qui, e la morale di ogni storia è la stessa. Possono volerci anni. Possono volerci ore, ma prima o poi tutti finiamo a concimare un fiore. Ecco, vabbè, dopo questo pensiero molto profondo possiamo tornare indietro. A questo punto dobbiamo cercare di ottenere a tutti i costi i servigi dell'avvocato. Per farlo però dovremo convincerlo e mostrargli la foto che lo ritrae insieme ad Olivia mentre si baciano, diciamo ricattarlo. Per ottenere la foto dovremo recuperare un oggetto da questa parte. Controlliamo intanto questa statua. Questo regale maestoso felino detenne il record della pista e fu il favorito del pubblico di Rubacava per molti anni, finché la sua carriera non venne improvvisamente e tragicamente spezzata nella seconda settimana della stagione, quando il velivolo Olivia I, nel suo volo di debutto, si schiantò sulla pista a metà gara ed esplose. Molti addolorati fan testimoniarono che, prima che la mongolfiera si abbattesse, Puffettone era in testa. Ci servirà la macchinetta che ci ha dato il falsario. Dovremmo creare una matrice falsa per recuperare una foto. Allora, in base alla foto che abbiamo visto prima, io e questa stampa matrici diventeremo una miniera d'oro.
dovremmo creare una matrice relativa alla seconda settimana di martedì, corsa numero 6. Ok, e stampa. Controlliamola un attimo se è a posto. È la matrice di una scommessa per, vediamo, martedì, settimana, 2, corsa, 6. Perfetto. Ehi là! Oh, salve! La matrice, per favore. Prego. Mi serve la matrice della scommessa per la corsa alla quale siete interessato. Interessato in che? Interessato a vederne il fotofinish, ovviamente. Eccola. Ehi! Sembra diversa dai nostri soliti biglietti. Perché è dell'anno scorso. Bene, un attimo solo. Eccola qui. Che c'è? Una vincita? E grossa anche. Grazie, amico. Felice di essere utile. Allora, controlliamo la foto che abbiamo recuperato. E che Manny ha prontamente scambiato con quella di Puffettone che stava vincendo. Eccola qua. È l'ultima opera di Lola. Una succulenta foto di Nick e Olivia che si baciano. Perfetto. Ora questa foto qui ci servirà come materiale di scambio con l'avvocato. Credo che quel tizio sapesse qualcosa. Tu no, Doug? Doug? Chi? Quello? Io credo che fosse scemo. Puoi farcela! Che intanto Glottis così non si schioda dalla sua sedia lì nella zona scommesse. Prendi quel topo! Guarda cosa ho trovato al banco del fotofinish. Sembra che Gattina Cattiva e Tom il Duro stiano testa a testa. Cosa vuoi da me? Voglio raccontarti la triste storia di un giovane uomo ingiustamente imprigionato solo per aver detto ciò che pensava. È ora di scuotere l'alveare! Perfetto, quindi siamo riusciti a liberarlo. Suppongo che l'affare sia concluso. Quasi. Ecco, e questo perché? Ci stava. Per la fotografa? No, è solo perché esisti. Non ho il tempo di fartela pagare per Lola, ma sono sicuro che qualcuno lo farà. Non hai il tempo di salvarla. Ma non me ne preoccuperei troppo, Manny. Salvare le fanciulle non è proprio il tuo forte, vero? Abbiamo quasi finito questo secondo capitolo. Ci manca ancora un trofeo e per sbloccarlo dovremo tornare dalle api e cantare insieme a loro, adesso che sono tutte insieme riunite. Dovremo cantare insieme a loro in coro. Dovremmo premere il pulsante X azione, diciamo a tempo, noi con loro, con il loro coro. Eddie Bogan ci sbattiamo! Eddie Bogan ci sbattiamo! Noi non lavoriamo! Eddie Bogan ci sbattiamo! Siamo api o siamo mosche? Siamo api o siamo mosche! Basta tre! Manny, vai a tempo, ok? Scusi. Okay. Dall'inizio. Noi non lavoriamo! Noi non lavoriamo! Eddie Bogan ci sbattiamo! Eddie Bogan ci sbattiamo! Noi non lavoriamo! Noi non lavoriamo! Eddie Bogan ci sbattiamo! Eddie Bogan ci sbattiamo! Siamo api o siamo mosche! Siamo api o siamo mosche! Basta tresche! Basta cosche! Basta tresche, basta cosche! Siamo api o siamo mosche! Siamo api o siamo mosche! Basta tresche!
Basta cosche! Basta tresche! Basta cosche! Avvi marine! Avvi marine! Avvi assassine! Avvi assassine! Avvi marine! Avvi marine! Avvi assassine! Avvi assassine! Siamo forti! Siamo forti! Combattiamo! Questa notte uccidiamo! Andiamo! Siamo forti! Combattiamo! Questa notte uccidiamo! Andiamo! Manny! Manny! Calavera! Mio! Mio! Io! Niente pelle! Brutta cera! Niente pelle! Brutta cera! Manny! Manny! Calavera! Mio! Io! Io! Niente pelle! Brutta cera! Niente pelle! Brutta cera! Noi non lavoriamo! Noi non lavoriamo! Okay. Eddie Bogan ci sbattiamo! Noi non lavoriamo! Una volta finito l'inno in nostro onore, avremo finito. Quindi non ci resterà altro da fare che tornare al nostro Calavera Caffè e cercare di far schiodare Glottis da quel locale, anche perché adesso abbiamo la tessera della federazione, siamo riusciti a prendere il posto di del marinaio Naranka, che comunque non è più in condizioni di viaggiare con la nave. Dovremo soltanto recuperare gli attrezzi di Glottis, gli attrezzi che lui comunque dovrebbe già avere. Per farlo schiodare da quella postazione dovremo creare un po' di trambusto e smascherare il nostro sistema truccato delle roulette. Quindi, tornando qui nell'ufficio, dovremo semplicemente azionare il comando che trucca le roulette Fortuna. E fare insospettire i clienti al piano di sotto. Signore e signori, fate il vostro gioco. Madame e messieurs, rien ne va plus. Le jeux sont faits. Signore e signori, le puntate sono chiuse. I giochi sono fatti. Bisogna manovrare un po' di volte qui la roulette. Zero. Madame e messieurs, fais vos jeux, s'il vous plaît. Signore e signori, fate il vostro gioco. Madame e messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Signore e signori, le puntate sono chiuse. I giochi sono fatti. Ecco qui. 14. Vince il 14. 14, le gagnate le 14, oui. Forse volevi dire il 2, dico bene, amico? No, monsieur, vince proprio il 14. Io credo che ci sia un errore. Oh, mi dispiace, signore, 14 è il numero vincente. Beh, avrete tempo di rifarvi, Questo è troppo! Quel Calavera ha alzato troppo la cresta! Non mi piacciono le irrosioni e le perquisizioni, ma qualcuno deve dare a Manuel una bella lezione su legge e ordine costituito. Da questa parte, laggiù, forza, avanti! Cominciate a riempire i cellulari e qualcuno trovi Calavera. Voglio interrogarlo personalmente. Irruzione? Per quanto tempo resterà chiuso? Ah, sì, è meglio chiedere il credito di quello grosso, allora. Sì. Butta fuori il grassone a calci e portami Calavera. Così potremo parlare del suo debito. Ehi, andiamo! Devi farmi entrare! Io sono un VIP, hai capito? Sono un VIP! Sta per vergognosamente inebriato pianista. Oh, Manny, non voglio più fare il pianista, basta! Sono un meccanico. Lo so, per questo ti ho trovato un nuovo lavoro. Andiamo a prendere i tuoi attrezzi. Insomma, Manny ci sa proprio fare, comunque. Posso fare quello che voglio sul motore? Anche farlo più veloce? Certo, ma sarà già molto se la fa restare a galla. Grazie per l'aiuto e per non avermi fatto domande. E dopo quello che è successo a Naranka, capisco chi vuol cambiare aria. Spero solo di non doverti ripescare di nuovo. La prossima volta resto sotto, promesso. Bene, siamo riusciti ad ottenere un posto su questa nave
Ora dovremo continuare la nostra ricerca di Meci. Intanto è passato un altro anno. Vediamo come sono cambiate le cose. Ecco, evidentemente Glottis è riuscito a fare un po' di modifiche alla nave. E Manny sembra sia riuscito di nuovo a fare carriera. Capitano, capitano Calavera. È diventato il capitano della nave. Puerto Zapato, marinaio. Ci siamo, infine. È proprio un bel porto, vero? Sì, signore. Gli ufficiali della dogana, signore, vogliono perquisire la nave. Bene, non abbiamo niente da nascondere, no? Niente scheletri nei nostri armadi. Sì, signore. Gettate l'ancora. Bella solida questa volta. Manuel. Ecco uno dei nostri messaggeri. Salvador. Spero che questo messaggio urgente ti arrivi in tempo. Il nostro uomo dice che lei non è mai sbarcata qui. Dice che l'hanno gettata in mare alla Perla. Non so se è vero, ma qualsiasi cosa tu creda, non sbarcare a Puerto Zapato è una trappola. Falsi agenti di dogana tenteranno certo un abbordaggio. Attento, e viva la rivoluzione! Allora, completare questo secondo anno sblocca un altro trofeo. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questo secondo anno in compagnia di Manny. Io mi fermo qui con questa seconda parte e vi do appuntamento con la terza parte della guida di Grim Fandango qui sul canale. Grazie a tutti e alla prossima!